con la collaborazione di Olio San Giuliano Alghero. E qui in bar Oliena, un imposto ceri di Letizia De Monte. Passeggiata a cavallo, maneggia la cinta San Teodoro. All'ippodromo dei Pini di Follonica, sabato 23 novembre, si sono disputate sotto una pioggia battente due prove riservate in mezzo sangue. Una impegnava i 3 anni e l'altra gli anziani, entrambe sui 1650 metri. Tra i 3 anni le sensazioni della vigilia si orientavano su Silbomba, Rattombaio e Albassolare, nonostante i 12 al via. E così è stato, con il ritorno alla vittoria di Silbomba. La figlia di Lord Ebon Orve, Silky Bomb, montata perfettamente da Salvatore Sulla, si è scattata subito in avanti, pedinata dall'artista De Campeda, che si autoeliminava alla prima curva, lasciando così la schiena della battistrada ad Albassolare, interpretata per l'occasione da Nino Murru, che aveva i lati a Rattombaio. I 3 si staccavano dal resto del gruppo, con Silbomba che gradua a proprio piacimento prima di accelerare e definitivamente lasciare i rivali a lottare per la miglior piazza, con Albassolare che si salva dall'attacco prolungato di Rattombaio. Per il 4° posto emerge Van de Bola. Per Silbomba arriva la seconda affermazione in carriera, a fine gara le considerazioni di Salvatore Sulas e del team manager da Claudia Massimiliano Narduzzi. Silbomba, cosa tu cosa? L'hai graduata? Ma graduata no, c'ho tanto sotto. Per me è una delle meglio anche contro i maschi. È in crescita. Morfologicamente non è tanto grande, però molto agile sulla sabbia. No, più che altro agile, è una cavalla che c'ha motore e sta iniziando a esprimersi. Eri sempre sicuro in mano? Sicurissimo, aiutava a girare, il posto magari oggi vento, c'è tante cose di diverso che fanno in fretta a non essere concentrati. Ok, complimenti Torre. Niente. Massimiliano Narduzzi con Silbomba, hai vinto la condizionata dei 3 anni. Al debutto bene a Chilivani, ne avevamo già parlato. Poi si è un po' persa, ora sì. Forse un po' ritrovata. Sì, sai, sono puliti. I puliti hanno bisogno pure un po' di maturare, di certe volte di completare anche quella che è la loro crescita. E quindi lei sicuramente poi gli ha fatto molto bene averla risparmiata nelle fasi in cui stava maturando. Quindi, che è una buona cavallina, l'abbiamo sempre visto, e quindi tante volte vedi che conviene magari aspettare un pochettino e poi ricominciare. Senti, ora il programma dei Puledri, c'è Follonica la settimana prossima, 15 dicembre Pisa e poi Villa Cidro. Silbomba, la vedremo protagonista in una di queste 3 corse? Ma se ne parlava proprio in questi giorni, con appena uscito il programma di Villa Cidro con i proprietari. Vediamo, adesso vediamo intanto quello che succede a Pisa e poi magari si potrebbe anche pensare di fare un viaggio a Villa Cidro. Certo, non è molto vicino a Villa Cidro, quindi bisogna andarci magari con più di un soggetto anche per abbassare i costi, però vediamo. Senti, lei ricordiamo una fila di Lord Ebon Orve e Silky Bomb, che è la mamma di Imperatore, Spartaco. Quindi un'ottima discendenza. Sì. Complimenti Massimiliano, non grazie. Ti ho contato le vittorie quest'anno, lo faremo la prossima volta. Grazie. La affollatissima prova per anziani si presentava aperta e ingarbugliata con tutte le incognite del caso. Dei 16 al via, Zazzelinda agita da front runner, portando a spasso il drappello, dal quale trovava sistemazione Walker, che si trainava il compagno di training Sguardo e Broom. All'ingresso dell'ultima curva passa Walker sotto la spinta energica di Gavino Sanna, che gioca l'anticipo sugli avversari mettendosi al riparo con una bella progressione. Sguardo e Broom veniva aggredita da Coffettà in Pontadour e sul palo da Vittorino, che completava il podio mentre lui scivolava al 4° posto. Per Walker, figlio di Montiglio, arriva la 6ª vittoria in carriera, la prima stagionale. A fine corsa abbiamo sentito il jockey Gavino Sanna e il trainer Luigi Carli. Ehi, un po', ma quanto ti piace faccia presto? Gavino, ti vedi poco, mettiti un po' più qua. Ok, ci siamo beccati d'Italia, della Sardegna. Non è parte d'Italia, dai, è bello quando... Oggi a Follonica, Walker. Walker è andato bene, un cavallo che qui a Follonica ci va bene, sulla sabbia, anche oggi abbiamo vinto tanto, la sabbia era bene battuta, però è un cavallo che qui ci si trova parecchio bene. Ok, complimenti. Grazie. Luigi Carlo, ai colori, al training di Walker. Allora, i colori sono del cugino, Alessandro. Ma sempre Carliere. Sempre Carliere. Senti, un cavallo che comunque è sempre positivo e regolare. Sempre positivo, la pista gli piace, è in buona forma, ci si sperava. Non è venuta benissimo la cosa, perché purtroppo in curva era già in testa, e un cavallo quando passa un po' si difende. Però
Gavino è stato bravo la posizione. Sì, ha anticipato gli avversari e poi in fondo si è conservato quelle due vantaggi sul coppettano in porta 2. Senti, il cavallo che anche qua è arrivato a quarta anche all'ombra un Archidipane, un angolo arrabossato, lo possiamo ritrovare al Gran Premio Pollonica. Può darsi, però può darsi anche faccia una corsa, un handicap un po' meglio che c'è la prima e la seconda giornata di dicembre. Ok Luigi, complimenti per la vittoria, grazie, e grazie. Ci vediamo prossimamente. Per restare sempre aggiornati sul galoppo sardo e non solo, metti mi piace alla pagina Facebook ufficiale SpoonRiver.biz e iscrivetevi al canale YouTube SpoonRiver Biz Channel.